Beh, e non voglio essere qui, anche perché io me ne devo andare, soprattutto non ne ho voglia, soprattutto devo uscire. Ma figura, perché l'altro giorno le prove sono durate più di 2 ore. Ciao Federico. Ma senti, che tu sappia, oggi avremo una prova tecnica con Ermanna o c'è qualche altra novità? Io che cosa vuoi che ne sappia, scusa, e poi sei sempre lì che ti lamenti, sei pure il primo attore, falla finita. Allora, chiariamo bene la questione. Questa parte non era mia, era di Fabio Riva. Ah, a me questa parte non piace. E che fine ha fatto Fabio Riva? No, non lo so. Ma io, se non mi sbaglio, l'ho visto l'altro giorno che andava sulla bicicletta. Ah, bene. Lui in giro a divertirsi e io qui a recitare al suo posto. E poi, se vogliamo dirla tutta, non mi piace neanche quell'antipatico di regista. Non me ne parlo. Ma chi si crede di essere? Su questo ti do pienamente ragione. Mi sta proprio sulle palle. In più mi ha costretta a venire qui a fare da suggeritrice, dicendo che mi avrebbe pagato, ma io non ho ancora visto un euro, Vabbè, andiamo cara mia, io sono 13 anni che lavoro gratis per questa compagnia, se ti aspetti di essere pagata stai fresca. Oh, buonasera, buonasera, come va? Buonasera. Ci siamo tutti? Signor De Marti, cosa fa lì? Sta suonando? Mi sono un po' divertito. Sì, e dove l'ha trovata quella tastiera? È apparsa. Beh, allora come è apparsa la faccia anche sparire, perché lei qui deve fare il direttore di scena, non il pianista. Siamo? Oh. Signorina Franchelli. Mi dica. Ah, allora lei lo deve piantare di guardare il cellulare, pitturarsi le unghie, leggere quelle assurde riviste, Qui deve fare la suggeritrice. Ma lo sa che io provo una grande solidarietà per suo padre? Deve essere una persona davvero paziente, vero? Guardi, non avevo... Sì, no, perché lei è una persona pigra, indolente. Sa, la cosa non mi stupisce, perché infatti io trovo una discreta somiglianza con lei, sa? Non faccia la spiritosa. Sì, Signor Bazzani. Buonasera. Buonasera. Lo sa che oggi abbiamo organizzato la prova praticamente soltanto per lei? Ah, bene. Volevo anche dirvi, qua, guardate, ci sono i manifesti, Il gioco delle parti, fra un po' siamo in scena. Bello. Il nostro detto stampa, Pippo Salerno, che io non conosco, abita qui in piazza, comunque sta preparando i comunicati stampa, quindi bisogna prepararsi, manca poco. Va bene. Cos'è questa americana qui a metà? Me la faccio tirare un po' su, dai. Va bene. Mi faccio anche dare un po' di luce, perché qua è buio praticamente. Provvedo. Allora, dobbiamo provare il secondo atto del gioco delle parti, ci siamo tutti, manca qualcuno? Nessuno tra la prima attrice che non vedo. Al solito! La segni, per favore, la segni, anzi, faccia una comunicazione al direttore del teatro, a Silvio Eraldi, così almeno magari le farà una multa e imparerà ad arrivare puntuale alla prova. No, per carità! Così, lei ha giurato di farsi sempre aspettare. Dico a lei, signora. No, è che mi scusi, ma ho cercato tanto un'automobile per fare a tempo. Ma come vedo non avete ancora cominciato. E poi io non sono seduto di scena. Va bene. Allora, dicevo, secondo atto del gioco delle parti. Signora, scusi, lei è di scena. No, signore. E allora si levi, santo Dio, si levi! Signorina, avanti. In casa di Leone Gala, una strana sala da pranzo e da studio. Metteremo la sala rossa. Va bene. Tavola apparecchiata e scrivania con libri e carte. Scaffale di libri e vetrine con ricche suppellette da tavola. Uscio in fondo per cui si va nella camera da letto di Leone. Uscio laterale a sinistra per cui si va nella cucina. La comune è a destra. Allora stiamo bene a sentire. Di là la cucina, di qua la comune. Lei uscirà ed entrerà sempre di là. Metteremo la tendina in fondo. Bellissimo. Prego. Scena prima. Leone Gala, Guido Venanzi, Filippo detto Socrate. Un attimo. Dica. Dov'è Flavio Bertuzzo che deve fare la parte di Filippo detto Socrate? No, si sta sbagliando. Oggi avevamo stabilito che avrebbero provato solo Alvaro e Dormanna. Ah, boh, allora. Prego, vado. Ma scusi, Io devo leggere tutta questa didascalia? Sì, ma gliel'ho detto 100 volte! Allevarsi della tela, Leone Gala, con berretto da cuoco e grembiule, è intento a sbattere con un mestrino di legno un uovo di una ciotola. Filippo ne sbatte un altro, parato anche lui da cuoco. Guido Venanzi ascolta seduto. Bene. Ma senta. Sì.
Devo proprio mettere in capo questo berretto da cuoco. Mi pare. Se c'è scritto lì, signorina, c'è scritto lì sul copione. Berretto da cuoco e grembiule. Ma è ridicolo, scusi, eh. Ridicolo. Ma ridicolo, sì, sì. E cosa ci posso fare? Io sono dalla Francia. Non ci arriva più nessuna commedia nuova e noi siamo costretti a mettere in scena commedie di Pirandello, eh? Che chi li intende bravo? Fate di modo e maniera che né pubblico, né attori, né critica ne capiscano nulla. Il cappello da cuoco? Sì, signore. No. E sbatta le uova. Ah, perché lei, con codeste uova che sbatte, pensa di aver risolto il problema. Sta fresco. Ha da rappresentare il guscio delle uova che sbatte, ovvero la vuota forma della ragione in confronto col pieno dell'istinto. Lei ha la ragione, sua moglie l'istinto, in un gioco di parti assegnate in cui lei è volutamente il fantoccio di se stesso, ha capito? Io no. E io neanche. Comunque andiamo avanti, che poi mi loderete alla fine. Così, senta, si metta di tre quarti. Se no, fra le astruserie del dialogo e lei, che non si farà capire, addio ogni cosa. Mi scusi, vedo sì. Che l'ha aperto e io ho già freddo qui. Là ci sarà corrente, posso restare qui? Ma sì, ma si metta un po' dove vuole. Mi scusi, direttore. Cosa c'è? Ci sono certi signori che chiedono di lei. Sì, ma io qua provo e sapete bene che durante la prova non deve passare nessuno. Ma chi sono loro signori, cosa vogliono? Siamo qua in cerca di un autore. Di un autore? Che autore? Di uno qualunque, signore. Qui non c'è nessun autore perché non c'è in prova nessuna commedia nuova. Tanto meglio allora, signore. Potremmo essere noi alla nuova commedia. Oh, senti, senti questo. Già, ma se non c'è l'autore, tranne che non voglia essere lei, signore. Loro signori vogliono scherzare, vero? Ma no, che dice mai? Le portiamo, al contrario, un dramma doloroso. E potremmo essere la sua fortuna. Mi facciano il piacere di andare via, Qui non abbiamo tempo da perdere con i pazzi. Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena di infinite assurdità che sfacciatamente non hanno alcun bisogno di parer verosimili. Perché sono vere. Ma che diavolo dice? Dico, signore, che può stimarsi realmente una pazzia sforzarsi di fare il contrario, cioè crearne di verosimili perché paiano vere, ma mi permetta di farlo osservare che se pazzia è, questa è pur l'unica ragione del loro mestiere. Ah sì? Ma le sembra un mestiere da pazzi nostro? Far fare il vero quello che non è, senza bisogno, signore, per gioco. Ma non è forse loro ufficio dar vita qua, sulla scena, a personaggi fantasticati? Oh, io la prego di credere, caro signore, che la professione dell'attore e del comico è una nobilissima professione, se oggi i signori commediografi nuovi non ci danno da rappresentare che fantocci invece che uomini e stolide commedie, e bene sappia che è nostro vanto aver dato vita qua, su queste tavole, vero? Ad opere immortali. Ecco, benissimo, a esseri vivi, vivi più di quelli che respirano e vestono panni, meno reali forse, ma più veri. Siamo dello stessissimo parere. No, ma scusi, se lei prima mi stava dicendo che... Ma no, signore, dicevo per lei che prima ci ha gridato di non aver tempo da perdere con dei pazzi, mentre nessuno meglio di lei può sapere che la natura si serve da strumento della fantasia umana per proseguire più alta la sua opera di creazione. Sì, sì, sta bene, sta bene. Ma cosa vuole concludere con questo? Niente, signore. Dimostrarle soltanto che si può nascere alla vita in molti modi, in molte forme. Albero, sasso, acqua o farfalla. O donna. E che si può nascere anche personaggio. Ah, ecco, E lei, con potesti signori intorno, è nato personaggio. Appunto, signore, e vivi come ci vede. Mi dispiace che ridano così. Perché, ripeto, portiamo in noi un dramma doloroso. Non
signori possono argomentare a questa donna velata di nero? No, ma dove andate? Scusate, ma andate via di lì, vi faccia muovere, vi faccia andare via, su! Ma insomma, noi qua, noi qua dobbiamo lavorare, E non è lecito farsi beffe così di noi, sa? Ma io mi faccio meraviglia della loro incredulità! Ma non sono forse abituati loro signori a vedere balzare vivi qua su! Uno di fronte all'altro, i personaggi velati da un autore! Già, forse perché non ce l'ha un copione che ci contenga. Creda, signore, che siamo veramente sei personaggi interessantissimi, quantunque sperduti. Sì, sperduti, va bene, nel senso, veda, signore, che l'autore che ci creò vivi non volle o non poteva materialmente ammetterci al mondo dell'arte. E questo fu un vero delitto, perché chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo può ridersi anche della morte, non muore più. Morrà l'uomo, lo scrittore, che è strumento della creazione, ma la creatura non muore più. E per vivere eterna non ha neppur bisogno di compiere prodigi o di doti straordinarie. Ma chi era Sancho Panza? Chi era Don Abbondio? Eppure vivono eterni, perché vivi germi ebbero l'avventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li seppe allevare, nutrire, far vivere per l'eternità. Tutto questo va benissimo, ma cosa vogliono loro qua? Vogliamo vivere, signore, per l'eternità. No, signore, almeno un momento in loro. Oh, guarda, guarda. Vogliono vivere in noi. Guardino, guardino. Ma la commedia è da fare. E se lei è d'accordo, se i suoi attori sono d'accordo, la concerteremo qua subito tra noi. Ma cosa vuol concertare, eh? Qua non si fanno di questi concerti, qua si recitano drammi e commedie. E va bene, e appunto per questo siamo venuti qua da lei. E allora dov'è il copione? È in noi, signore, il dramma è in noi. Siamo noi e siamo impazienti di rappresentarlo così come ci urge dentro la passione. La passione mia, signore, sapesse, la passione mia per lui. Tu stacchi a posto, parola. Ti prego di non ridere così. Ma no, e allora stiano a vedere. Ben giovane di appena 2 mesi, guardino loro signori come danzo e come canto. Questa, possiamo fare questa? Proviamo. Mi tenga dietro. Peggio. Senta, per favore, ce lo faccia mettere subito in scena questo dramma, perché vedrà che a un certo punto io, quando questa marina qua, ma non vede com'è bellina, cara, ebbene, quando questa marina qua, Dio all'improvviso lo toglierà questa povera madre, e questo imbecillino farà più grosso delle corbellerie, proprio da quello sciocco che è. Allora vedrà, signore, che io prenderò il volo. Oh, sì, signore, prenderò il volo.
E non mi parlo ora, mi creda, non mi parlo ora. Perché dopo quello che è successo di molto intimo fra me e lui, non mi posso più vedere all'interno di questa compagnia ad assistere allo strazio di quella madre per quel tomo là. Ma lo guardi, gelido, indifferente lui, che è il figlio legittimo lui, pieno di sprezzo per me, per quella creaturina e per quello là, che siamo bastardi noi, ha capito? Bastardi. E quella madre, lui, che è la madre comune di noi tutti, non vuole riconoscerla per madre anche sua, ma la considera dall'alto al basso solo come madre di noi tre bastardi. Vile! Oh, signore, in nome di queste due creaturine, io la supplico. Una sedia, per carità! Una sedia per questa povera vedova! Sì, 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 presto, fatela sedere, su! Ma sviene davvero! Vabbè, vabbè, ma... La guardi, signore, la guardi! Oddio, smettila! Lasciati vedere! Oh, signore, la supplico di impedire a quest'uomo di portare a termine il suo proposito, che per me è orribile. Io non so più dove siamo, cosa sta succedendo. Mi dica una cosa, lei, ma questa è la sua signora? Sì, signore, è mia moglie. E allora, com'è che è vedova se lei è vivo? No, no, per carità, non ridano così, non ridano così, appunto questo è il suo dramma. Ella ebbe un altro uomo che dovrebbe essere qui. No, no! Ma per sua fortuna è morto. Da 2 mesi, gliel'ho detto, ne portiamo ancora al lutto, come vede. Egli non è qui, vede, signore, non già perché sia morto. Egli non è qui perché... Ma la guardi, signore, la guardi, e lo capirà da solo. Il suo dramma non poté consistere nell'amore di due uomini per cui ella, incapace, non poteva provare nient'altro, forse, che un po' di riconoscenza, ma non per me, per quello. Lei non è una donna, è una madre. Il suo dramma potente, signore potente, consiste tutto, difatti, in questi 4 figli dei 2 uomini che ella ebbe. Io li ebbi. Ha il coraggio di dire che fui io ad averli, come se li avessi voluti. Fu lui, signore. Me lo diede lui, quell'altro, per forza. Mi costrinse ad andar via con quello. Non è vero. Come? Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ma che puoi saperne tu? Ma non è vero. Ma lo sa perché lo dice? Per quello là lo dice. Perché si strugge, si macera per la noncuranza di quel figlio là, a cui vuol dare ad intendere che se lo abbandonò di 2 anni fu perché lui la costrinse. Mi costrinse e ne chiamo Dio in testimonio. Lo faccia dire a lui se è vero o no. Lo domandi a lui. Lei non può saperne nulla. Io so che con mio padre, finché visse, tu fossi sempre in pace e contenta. Negalo se puoi. No, non lo nego, no. Sembra pieno di cuore e d'amore per te. E dillo, non è vero? Perché non parli, sciocco? Non lascia stare questo povero ragazzo. Perché vuoi farmi credere un'ingrata, figlia? Io non voglio mica offendere tuo padre. Ho risposto a lui che né per mio piacere né per mia colpa abbandonai la sua casa e mio figlio. È vero, signore. Fui io. Ma guarda che spettacolo! Finalmente ce lo danno loro a noi, lo spettacolo! Allora, però, un attimo, Stiamo a sentire. Sì, stiano a sentire che squarcio di filosofia adesso. Tu sei un cinico imbecille. Te l'ho detto 100 volte. Mi deride, signore, per qualche frase che ho trovato in mia scusa. Frasi! Frasi! Come se non fosse il conforto di tutti,
davanti a un male che si consuma, davanti a un fatto che non si spiega, trovare una parola che non dica nulla, ma in cui ci si acquieta. Anche il rimorso, già, soprattutto. Il rimorso? Non è vero, no. Quello non l'ho acquietato in me soltanto con le parole. Sì, 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 è vero, è vero. Anche con un po' di denaro, sì, sì, anche con un po' di denaro. Con le 100 lire che stava per offrirmi in pagamento, lire. Signori. Questo è vile. Vile? Erano là, in una busta cilestrina, sul tavolino di Mogano. Là, nel retrobottega di Madama Pace. Sa, signore, una di quelle madame che con la scusa di vendere robe, mantò e abiti per signora attirano nei loro atelier noi povere ragazze di buona famiglia per farle prostituire. Se comperate il diritto di tiranneggiarci tutti, lei, con quelle 100 lire che lui stava per pagare e che per fortuna non ebbe poi motivo, badi bene, di pagare. Ma siamo stati proprio lì, lì, sai? Vergogna, figlia, vergogna! Vergogna? È la mia vendetta! Sto fremendo, fremendo, signore, di viverla, questa scena. La stanza. Là la vetrina degli abiti. Il divano letto, il paravento, la specchiera. E davanti alla finestra, il tavolino di Mogano con la busta cilestrina delle 100 lire. La vedo. Potrei afferrarla. Oh, ma adesso loro signori dovrebbero voltarsi perché sono quasi nuda. Ah, ma non arrossisco più adesso. Perché ora arrossisce lui! Oh, ma era pallido, molto pallido in quel momento, vi assicuro. Creda a me, signore. Io non direi a pezzo. Sfido, assaltato così, ma imponga un po' d'ordine. E lasci che parli io, senza prestare ascolto all'obbrobrio che costei con tanta ferocia le vuole dare a intendere di me, senza le debite spiegazioni. Qui non si narra, qui non si narra. Ma io non narro, voglio spiegargli. Bello, sì, a modo tu. Ma se è tutto qui il male, nelle parole. Abbiamo tutti dentro un mondo di cose, ciascuno il suo mondo di cose. Ma come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il valore e il senso delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col valore e il senso che hanno per sé del mondo come egli ha dentro. Noi crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. Ma guardi, guardi la mia pietà, tutta la mia pietà per questa donna. È stata considerata da lei come la più feroce delle crudeltà. Ma si è mai scacciata? Ecco, la sente, scacciata. Ma le è parso che io l'abbia scacciata? Tu sai parlare, io non so. Ma mi creda, signore, che dopo avermi sposata, chissà mai perché, ero una povera, umile donna. Ma appunto per questo ti sposai. Per la tua umiltà ti amai in te. Scusi, signor direttore, seguiterà la prova? Sì, sì, però mi lasci sentire adesso, mi lasci sentire. E sì, certo, perché è un caso così nuovo. Interessantissimo. Per chi se ne interessa, che imbecille. Però scusi, scusi. Senti. Bisogna che lei si spieghi chiaramente. Ecco, ecco, sì. Vede, signore. Sì. C'era con me un povero uomo, un mio subalterno, un mio segretario, che se l'intendeva in tutto e per tutto con lei, senza alcun male, badiamo, buono, umile come lei, incapaci sia l'uno che l'altra, non dico di farlo, ma neppure di pensarlo il male. Lo pensò lui invece per loro e lo fece. Non è vero! Io intesi fare il loro bene, signore, e anche il mio, sì, lo confesso. Ero arrivato al punto che non potevo rivolgere una parola all'uno o all'altra che subito non si scambiassero degli sguardi di intelligenza, che l'una non cercasse gli occhi dell'altro per consigliarsi, come se si dovessero prendere quelle mie parole per non farmi arrabbiare. Bastava questo, lei mi capisce, per tenermi in una rabbia continua, in uno stato di esasperazione intollerabile. Scusi, perché non lo cacciava via quel suo segretario? Ecco, benissimo, lo cacciai difatti. Ma poi vidi questa povera donna girar per casa come sperduta, come una di quelle bestie senza padrone che si raccolgono per carità. È sfido. Figlio, è vero?
Mi aveva tolto dal petto prima il figlio, signore. Ma non per crudeltà, per farlo crescere sano e robusto a contatto della terra. Si vede. E adesso che è colpa mia se poi è cresciuto così? Io lo diedi a baia, signore, in campagna, una contadina. Ma la faccia smettere, è insopportabile. Aspetta di ridere una buona volta lei e mi faccia sentire, su. Io non potevo più vedermi con questa donna accanto, ma non tanto per la fatica, per l'afa, vera afa che ne avevo io, quanto per la pena, una pena angosciosa che provavo per lei. E mi mandò via. Ben provvista di tutto, sì signore, a quell'uomo per liberarla di me. E liberarsi lui. Anche io, sì signore, lo ammetto. E ne è seguito un gran male, ma io a fin di bene lo feci, lo giuro, più per lei che per me, mi creda. Ma ti perdei mai d'occhio, dillo, ti perdei mai d'occhio finché quell'uomo non vi portò via così da un giorno all'altro a mia insaputa in un altro paese, scioccamente impressionato dal mio interessamento puro, signore puro, senza alcun secondo fine. Io mi interessai con infinita tenerezza alla nuova famigliola che le cresceva. Glielo può attestare anche lei. È altro. Piccina piccina, sa? Con le trecine sulle spalle, le mutandine più lunghe della gonna. Piccina così. Me lo trovavo davanti al portone della scuola quando ne uscivo. Veniva a vedermi come crescevo. Questo è perpido, è infame! No, perché? Infame, infame! La mia casa, signore, andata via lei, mi parve subito vuota. Era il mio incubo, sì. Ma me la riempiva. Solo mi ritrovai per quelle stanze come una mosca senza capo. Io fui interessato prima e poi man mano attratto dalla famigliola di lei, sorta per opera mia. Il pensiero di essa cominciò a riempire il vuoto che mi sentivo attorno, e per averne una prova andavo a vedere quella bambina all'uscita della scuola. Eh già, mi seguiva per via, mi sorrideva. E arrivata a casa mi salutava con la mano, così. Io lo guardavo con tanto d'occhi, scontrosa, non sapevo chi fosse. Lo dissi alla mamma. E lei dovette subito capire che si trattava di lui. Da prima non volle più mandarmi a scuola per parecchi giorni. Quando vi ritornai lo rividi all'uscita, buffo, con un involtone di carta fra le mani. Mi s'avvicinò, m'accarezzò. E trasse da quell'involto un grande cappello di paglia con una ghirlandina di roselline di maggio. Per me. Sì, sì. Ma tutto questo è racconto, signori, eh? Ma sì, letteratura. Letteratura. Ma che letteratura? Questa è vita, signore, è passione. Sarà, però è rappresentato. Sì, sì, signore, certo, sono d'accordo con lei, perché tutto questo è antefatto. E io non dico di rappresentare questo. Come vede, infatti, lei non è più quella ragazzetta con le treccine sulle spalle. E le mutandine fuori dalla gonna. Questo. Appena morto mio padre. La miseria, signore. Ritornano qua, a mia insaputa, per la stolidaggine di lei. Sa appena scrivere. Ma poteva farmi scrivere da sua figlia o da quel ragazzo che erano in bisogno. Mi dica lei, signore, se potevo indovinare in lui tutto questo sentimento. Appunto questo è il tuo torto, di non aver mai indovinato nessuno dei miei sentimenti. Dopo tutti quegli anni di lontananza e tutto ciò che era accaduto. Ah, adesso è colpa mia se quel bravo uomo vi portò via così, maledico, signore, da un giorno all'altro. Perché aveva trovato fuori, ma non so che collocamento. Non mi fu più possibile rintracciarlo, e allora per forza venne meno il mio interessamento per molti anni. Il dramma scoppia, signore, preveduto e violento, al loro ritorno. Allorché io, condotto dalla miseria della mia carne ancora viva, ma sì, miseria, miseria! Per un uomo solo, che non abbia voluto legami avvilenti, non ancora tanto vecchio per poter vivere senza una donna, e non più tanto giovane per poter facilmente e senza vergogna andarne in cerca.
miseria. Ma che dico? Orrore, orrore! Perché nessuna donna gli può più dare amore. Allora, signore, si cede, sì. Si cede alle tentazioni. E così di tutti. Manca solo il coraggio di dirle certe cose. Perché quello di farle poi lo hanno tutti. Tutti. Ma di nascosto. La donna, appena stretta, chiude subito gli occhi. È il segno della sua dedizione. È il segno con cui dice all'uomo: accecati, io sono cieca. E quando non li chiude più? Quando non sente più il bisogno di nascondere a se stessa, chiudendo gli occhi, il rosso della sua vergogna, e vede invece con occhi ormai aridi e impassibili quello dell'uomo che pur senza amore si è accecato. Oh, che schifo! Che schifo allora di tutte codeste implicazioni intellettuali, di tutta codesta filosofia che scopre la bestia e poi la vuole salvare, la vuole scusare. Oh, no, no, signore, non posso sentirlo. Perché quando si è costretti a semplificarla la vita così bestialmente, gettando via tutto l'ingombro umano d'ogni casta aspirazione, d'ogni puro sentimento, i doveri, il pudore, la vergogna, niente fa più nausea e ribrezzo di certi rimorsi, lacrime di coccodrillo. Oh, però veniamo al fatto, queste sono discussioni. Ecco, benissimo. Io non potevo sapere che morto là quell'uomo e ritornati essi qua in miseria per il sostentamento dei figlioli, ella si fosse data attorno a lavorare da sarta e che giusto fosse andata a trovare lavoro da quella madama Pace. Sarta fina, se loro signori lo vogliono sapere. Serve all'apparenza dei migliori signore, ma poi ha tutto predisposto perché queste migliori signore servano a lei viceversa, senza pregiudizio delle altre così così. Mi crederà, signore, se le dico che non mi passò neppure lontanamente per il capo il sospetto che quella megera mi dava lavoro solo perché aveva adocchiato mia figlia. Povera mamma. Ma sai che cosa faceva quella là quando le riportavo il lavoro fatto da lei? Mi faceva notare la roba che aveva sciupato dandola da cucire a mia madre. E difalcava. Così che lei capisce, signore. Pagavo io! Mentre quella poverina credeva di sacrificarsi per me e per quei due, cucendo anche di notte le robe di Madama Pace. Ho capito. E lei, da Madama Pace, un giorno incontro lui. Lui, sì. Vecchio cliente, vedrà che scena da rappresentare, superba. Col sopravvenire di lei, della madre. Quasi a tempo. No, a tempo. Perché per fortuna, signore, la riconosco a tempo. E me le riporto tutti a casa. Ora, lei provi ad immaginare la situazione mia e la sua. Uno di fronte all'altra, e la così, come la vede. E io, che non posso più alzarle gli occhi in faccia. Buffissimo! Ma possibile pretendere da me, dopo, che me ne stessi come una ragazzetta ben allevata, modesta e virtuosa, in pieno accordo con le sue maledette aspirazioni a una solida sanità morale? Ora lei intende, signore, tutta la perfidia di questa ragazza. Mi ha scoperto in un luogo, in un atto, dove e come non doveva conoscermi, come io non potevo essere per lei. E ora vuole darmi una realtà quale io non mi sarei mai aspettato di dover assumere per lei, in un momento fugace e vergognoso della mia vita, perché questo, signore, questo io sento soprattutto. Ah, ma vedrà che da questo il dramma acquisterà un grandissimo valore. E poi c'è la situazione degli altri, quella sua. Ma lascia starmi, che io non c'entro. Come non c'entro? Non c'entro, non voglio entrarci. Perché sai bene che non sono fatto per figurare qua in mezzo a voi. Gente volgare noi, lui fino. Eppure lei vede, signore, che tante volte io lo guardo per inchiodarlo col mio disprezzo. E tante volte gli abbassa lo sguardo perché lo sa il male che m'ha fatto. Io? Tu, caro, lo devo a te, marciapiede, a te.
Negasti o no col tuo contegno, non dico l'intimità della casa, ma quella carità che leva d'impaccio agli ospiti. Fummo sempre gli intrusi che venivano a invadere il regno della tua legittimità. Oh, signore, vorrei farla assistere a certe scene da quattro occhi fra me e lui. Dice che ho tiranneggiato tutti, ma vede, è proprio per codesto suo contegno se io mi sono avvalsa di quella ragione che gli chiama vile. La ragione per la quale io entrai in casa di lui con mia madre, che è anche sua madre, da padrona. Hanno tutti buon giuoco, signore. Una parte facile, tutti contro di me. Ma lei si immagini un figlio a cui un bel giorno, mentre se ne sta tranquillo a casa, tocchi di vedere arrivare tutta spavalda, con gli occhi alti, una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dire non so che cosa. E poi la vede ritornare, sempre con la stessa aria, accompagnata da quella piccolina là. E infine trattare il padre in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darle quel danaro, perché ha tutto l'obbligo di darle. L'ho difatti davvero quest'obbligo. È per tua madre. E che ne so io? Quando mai l'ho veduta io, signore? Quando mai l'ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno con lei, con quel ragazzo, con quella bambina. Mi dicono, oh sai, è anche tua madre. Riesco a intravedere dai suoi modi per qual motivo così da un giorno all'altro sono entrati in casa. Signore, quel che io provo, quel che io sento, non posso e non voglio esprimerlo. Potrei al massimo confidarla, e non vorrei neppure a me stesso. Non può dunque dar luogo, come veda, nessuna azione da parte mia. Creda, signore, io sono un personaggio non realizzato drammaticamente, che sto male, malissimo in loro compagnia, mi lascino stare. Ma come, scusa, proprio perché tu sei così? Perché ne sai tu come sono io? Quando mai ti sei curato di me? Ammesso, ammesso. E non è una situazione anche questa. Questo tuo appartarti, così crudele per me e per tua madre, che ritornata a casa ti vede quasi per la prima volta, così grande. Non ti conosce, ma sa che sei suo figlio. La guardi, signore. Piange. Come una stupida! E lei non può soffrirlo, si sa! Dice che non c'entra. Mentre è lui, quasi, il pernio dell'azione. Ma guardi, signore, guardi questo povero ragazzo che se ne sta qua, appresso a sua madre, sbigottito, umiliato. E così per causa di lui. E forse la situazione più penosa è proprio la sua, si sente estraneo più di tutti. E prova, poveretto, una mortificazione angosciosa per essere accolto in casa così, per carità. Somiglia tutto a suo padre, umile, non parla. Lo so, però non va mica bene, Sam. Lei non sa che impaccio danno i ragazzi sulla scena. Oh, ma lui glielo leva subito l'impaccio, sa? E anche questa bambina, anzi, lei sarà la prima ad andarsene. Benissimo, sì, sì. E intuisco che potrebbe esserci materia per cavarne anche fuori un bel dramma. Con un personaggio come me? Stai zitta tu! Nuova, sì. È nuovissima, signore. Però... ci vuole un bel coraggio, a venire a buttarmela così qui davanti. Capirà, signore, nati come siamo per la scena. Ah, ecco, loro sono attori dilettanti. No, ma no, signore, dico nati no, per no, la no. scena. No, lei deve aver recitato. Ma no, signore, quel tanto che ciascuno recita per la parte che si è assegnato o che altri gli hanno assegnato per la vita. E poi in me, veda, è la passione stessa, che diventa sempre da sé come per tutti, appena si esalti. Un po' teatrale. Lasciamo andare. Però capirà che se non c'è l'autore, io però potrei indirizzargli a qualcuno. Ma no, guardi, sia lei. Ma come io? Ma sì, perché? Perché no? Perché non l'ho mai fatto l'autore io? E non può farlo adesso, mi scusi. Ma lo fanno in tanti, non ci vuole niente. Poi
Poi il suo compito è facilitato dal fatto che siamo qua, tutti vivi, davanti a lei. Ma non basta! Ma come non basta? Vedendoci vivere il nostro dramma! Però ci vorrà pur sempre qualcuno che lo scriva. No, che lo trascriva, semmai. Avendolo così davanti in azione, scena per scena. Basterà stendere in prima appena una traccia e provare. Però quasi quasi mi tenta, eh. Si potrebbe così per gioco provare, no? Vedrà, vedrà, signore, che scene ne usciranno. Gliele posso segnare subito io, se vuole. Allora, venga un po' di là con me in camerino, eh. Ah, facciamo una piccola pausa. 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Venga di là con me, proviamo, tentiamo, eh. Mi scusi, dica. Sarà meglio, non crede che vengano anche loro? Ah, sì, sì, prego, prego. Di qua, di qua. Signora, venga. Venga, proviamo, tentiamo, eh. Chissà che non ne venga fuori un piccolo capolavoro. Mi raccomando voi, 10 minuti, puntuali, qua. Ma che dice? Che vuol fare? Ma questa è una pazzia bella e buona! Ma vuol farci improvvisare un dramma così, su due piedi? Sì, già, come i comici dell'arte! No, ma se crede che io debba prestarmi a simili scherzi? Se per questo non ci sto nemmeno io, tranquillo! Io vorrei sapere chi sono quei là! Ma chi vuoi che siano? Pazzi o imbroglioni! Ma poi scusatemi, quello là che li ascolta? Mia cara, non sai, è la vanità di figurare da autore. Cose inaudite, se il teatro, signori miei, deve ridursi a questo. Però, quasi quasi, sapete che vi dico? Io quasi quasi, sì, mi ci diverto, dai, andiamo a ridere. Dopo tutto stiamo a vedere che cosa ne nasce. Vieni Federico, vieni con noi. E finirà presto perché io ho appuntamento. Allora, abbiamo aperto 4 ore di tempo. Non dammi pazienza, siamo qua da 2 ore, ragazzi. Perché pensa io che vuoi, non a voi, però, io. A un certo punto. Su signori, allora ci siamo tutti, direttore di scena? Allora disponga un po' la scena della saletta, saranno sufficienti 2 fiancate e un fondalino e veda un po' se riesce anche a trovare di là in magazzino un letto basso a sedere. C'è quello verde? No, come verde? Era giallo, fiorato di peluche, molto grande, comodissimo. Ma così non l'abbiamo. Ma non importa, metta quello che c'è. Ma come non importa? La greppina famosa di Madame Pazzi. Adesso è per provare, lei non si mischi per favore, eh. Ah, veda un po' se riesce anche a trovare una vetrinetta lunga e bassa. Ah, il tavolino di Mogano per la busta celestrina. Quello piccolo marrone? Va bene, prenda quello. È una specchiera. Ah, sì, e poi il paravento, mi raccomando il paravento, sennò come faccio io? Paraventi ne abbiamo, non dubiti. E allora naturalmente ci vorrà pure qualche attaccapanni. Sì, molti. Oh, benissimo. Oh, veda un po' quelli che ci sono e li faccia portare, eh? Mi raccomando. Signorina Franchi. Venga, speravo si fosse dimenticato che ero. Si senta lì per tutti. Ti sposti un po' lei, sì, per favore. Sì, allora, va bene. Qui abbiamo una traccia degli atti scena per scena. Però adesso lei mi dovrebbe fare una bravura. Prendere appunti? Ah, perché lei sa prendere appunti. Ma io non saprò suggerire, ma prendere appunti sì. Benissimo. Allora guarda, lei deve segnare le battute, almeno le più importanti, man mano che le scene si susseguiranno. Va bene? Ok. Allora, mettiamoci da questa parte. Cioè, scusa, no, ma voi cosa dobbiamo fare? Non ci sarà da improvvisare. Che dobbiamo fare? Niente. Voi dovete soltanto stare a guardare, avrà per ciascuno la propria parte scritta. Ora faremo una prova così alla buona, la faranno loro. Noi? Sì. Come sarebbe a dire, mi scusi, una prova? Sì, una prova per loro. Se i personaggi siamo noi. Ecco appunto, bravo signore, i personaggi. Ma qua sul palcoscenico non recitano i personaggi, qua recitano gli attori. I personaggi stanno là, nel copione. Quando c'è sul copione? Appunto, e poiché non c'è, e loro signori hanno la fortuna di averli qua vivi davanti, i personaggi. Oh bella, ma cosa vorrebbero fare? Tutto da soli, recitare, presentarsi davanti al pubblico? Già, per come siamo. Ma le assicuro che darebbero sicuramente un bellissimo spettacolo, sa? E che ci staremmo a fare noi altri allora qua? Ma loro non crederanno mica di sapere recitare, vero? Loro fanno ridere. Ecco, ridono.
Va bene, bisognerà assegnare le parti, ma mi pare che questo fatto sia abbastanza semplice. Allora, lei signora sarà la figliastra. Come? Io quella lì? Così, che cosa fa ridere, eh? Guardi, che nessuno ha mai osato ridersi di me. Pretendo che qui mi si rispetti. Oh, ma... Altrimenti io me ne vado. No, 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 signora, ma io non ridevo di lei. No, ma lei dovrebbe sentirsi onorata, sa, ad essere rappresentata dalla signora qui. Quella lì! Ma no, davvero, mi creda, io non dicevo per lei, per lei, ma lo dicevo... Ma lo dicevo per me, ecco, che non mi vedo affatto in lei, ma non mi somiglia per niente. Già, è questo, vede, signore, la nostra espressione. Ma perché? Loro credono di averla in sé l'espressione, ma come? Non abbiamo la nostra espressione? Ma niente affatto! L'espressione diventa materia qua, sul palcoscenico, a cui danno voce, figura, volto, gesto i miei attori, che per sua regola hanno saputo dare espressione a ben più alta materia che la loro in confronto è così piccola, che se si reggerà sulla scena e bene sappia che il merito sarà tutto dei miei attori. Io non oso contraddirla, signore, ma creda... È una sofferenza orribile per noi che siamo così con questo corpo, con questa figura. Ma si rimedia col trucco, si rimedia col trucco per quel che riguarda la figura. Già, ma la voce e il gesto... Oh, insomma, qua lei come lei non può essere. Qua c'è l'attore che recita e basta. Ho capito. Ma ora forse indovino perché il nostro autore che ci vide vivi così non volle poi comporci per la scena. Io non voglio fare offesa ai suoi attori, Dio me ne guardi, ma credo che ad essere adesso rappresentato non so da chi... Da me, se non le spiace. Onoratissimo, signore. Credo che per quanto il signore si adoperi con tutta la sua volontà, con tutta la sua arte ad accogliermi in sé... Concluda, per favore. Ecco, sì, dico... La rappresentazione che egli farà, pur sforzandosi col trucco a somigliarmi, ma dico, così, senza capelli. Che novità, sì. Che novità. No, questo è buono però. Sì, sì, difficilmente potrà essere la rappresentazione di me come io realmente sono. E credo che di questo che sia chiamata a giudicare di noi dovrebbe tener conto. Lei si dà peso dei giudizi della critica. E io che la stavo anche a sentire. Vabbè. Comunque, si trova un po' di mezzo, per favore. Venga qua, signorina. Guardi un po' se più o meno così la scena può funzionare. Eh? Io veramente non mi ci ritrovo. Dalli. Ma non vorrà mica che le si edifichi qui, tal quale, quel retrobottega di Madama Pace. Lei mi ha chiesto una saletta a fiorami. Sì, sì, signore, ma bianca. Ma non è bianca a strisce, fa lo stesso. Senta. Su per giù per i mobili dovremmo esserci, no? Senta lei, veda un po' se riesce a procurarmi una busta, possibilmente cilestrina, e la porti al signore. Va bene. Oh, allora, cominciamo. Allora, la prima scena è della signorina con Madama Pace. Dove va lei, scusi? Scusi, io sono... No, lei stia lì, guardi, lei starà a vedere. Come la vivo! Ma saprò viverla anch'io, è meglio di lei. Non dubiti, quando sarà il momento? Vabbè, no, basta fare così. Allora, la prima scena, abbiamo detto, è della signorina con Madama Pace. Ma dov'è Madama Pace? Non è con noi, signore. E già, come si fa? Ah, ma è viva. Viva anche lei. Sì, ma dov'è? Ecco, signore, se lei volesse farmi il favore di far portare qua dei cappellini per signora. Dei cappellini? Per farle cosa? Niente, signore, per posarli un momento qua, su questo attaccapanni. Mi faccia questo favore, vuole? Oh, veda un po' di là, se ci sono dei cappellini. Mi pare, li abbiamo usati per quello spettacolo la settimana scorsa, quello di beneficenza. Lo faccio portare di qua. Ecco, esattamente questo, bravo. Ecco, sì, benissimo. Bene, bravo, così. In mostra. Ecco, però adesso mi vuole spiegare per fare che cosa? Ecco, signore, forse preparandole meglio la scena, attratta dagli oggetti stessi del suo commercio,
chissà che non venga tra noi. Guardino! Guardino! Eccola! Eccola! È lei, lo dicevo io. Eccola qua. Oh, ma che scherzi sono questi? Ma dove siamo, insomma? Ma da comparsa questa qui? La tenevano in serbo. Sì, come un gioco di prestigio. Ma scusino, ma perché? Perché vogliono guastare in nome di una verità volgare? Di fatto questo prodigio di una realtà che nasce evocata, tratta, formata dalla scena stessa e che ha più diritto di vivere qua di loro, perché assai più vera di loro. Quale attrice vi farà poi Madama Pace? Perché quella è Madama Pace. E mi concederanno che l'attrice che lo rifarà sarà meno vera di quella che è lei, in persona. Ma guardino, mia figlia l'ha riconosciuta e le si è subito accostata. Stiano a vedere la scena. Allora? Ma che dice? Ma non si sente nulla! Forte, forte! Forte! Già, ma che forte! Non sono certo cose che si possano dire forte! Le ho potute dir forte io per la sua vergogna, che è la mia vendetta! Ma debba per Madama Pace, signori, è un'altra cosa, c'è la galea! Però così non va bene, Bisogna che si facciano sentire! E non riusciamo a sentire pure quando è sul palcoscenico, figurarsi quando ci sarà il pubblico in sala! E poi, loro devono essere tranquille, perché non ci sarà nessuno a sentirle in quel rotro bottega di Madama Pace! No! Ma no, come no? No, signore, c'è qualcuno che ci sente se lei parla forte! No, deve forse scappar fuori qualcun altro! No, signore! Ecco, allude a me! Ci devo essere io là, dietro quell'uscio. E Madama lo sa. Anzi, mi permettano, vado per essere subito pronto. Ma stia lì, dove va? Stia fermo. Qua bisogna rispettare le esigenze del teatro. Ma sì, ma subito! Ma mi muoio, le dico dalla smania di viverla, di vederla questa scena. Se lui vuole essere pronto subito, io sono prontissima. Ma no, ma prima bisogna che venga fuori e chiaramente la scena fra lei e quella lì. Ma mio Dio, signore, ma mi ha detto quello che lei sa già, che il lavoro della mamma ancora una volta è fatto male, che la roba si è sciupata e che bisogna che io abbia pazienza se voglio che la seguiti ad aiutarci nella nostra miseria. Oh, signor, io non quero approfittarmi, avvantaggiarmi. Ma parla così? Sì, parla così, mezzo italiano e mezzo spagnolo, in un modo buffissimo. Oh, ma non mi par buona crianza che loro ridano di me. Se mi sferzo di hablar come podo italiano, segno. Ma no, parli così che va benissimo, effetto sicuro. Anzi, non si può chiedere di meglio per rompere così un po' comicamente la crudezza della situazione. Parli così che va benissimo. Benissimo, come no? Sentirsi far con un tal linguaggio certe proposte, effetto sicuro. Ci si mette quasi a ridere. E par quasi una burla sentirsi dire che c'è un viejo signor che vuole amusarsi conmigo, non è vero, madama? Viejo ciò, viejo vita. Ma meglio parati, che se non te dà gusto, te porta prudenza. Strega! Strega! Non è possibile che la mamma stia qui! Non possono stare insieme per questo, veda, quando siamo venuti qua quella non era con noi. Stando insieme capirà per forza, si anticipa tutto. Sì, ma è importante che io veda tutto per avere almeno così in generale un'idea della situazione. Signora, per favore, si segga, mi faccia questo favore, si segga. Su, dunque, madama. Oh, grazie tante. Io a chi non fado più nada con tua madre presente. Ma via, madama, faccia entrare questo viejo signor perché si amuse conmigo. Oh, ma insomma, bisogna farla questa scena. E lei, per favore, se ne vada. Ah, me ne vuoi. Me ne vuoi sicuramente. Sì. Ma brava. Facciamo entrata. Ma non c'è bisogno che giri. Venga qua, finga di essere entrato. Ecco, io me ne sto qua, a testa bassa, modesta. E su, e metta fuori la voce.
signorina. Oh, e cos'è? Di Rigelio o di Rigorì? Comunque lei vada là e faccia l'entrata. Signorina, per favore, scriva tutto. Scrivo. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Ah, ma dico, non sarà la prima volta, è vero, che lei viene qui? No, signore. C'è venuta qualche altra volta? Più d'una? Dunque via, non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino? No, signore, me lo levo da me. No. Via, me lo poso io. Su questa bella e cara testolina vorrei che figurasse un più degno cappellino. Vorrà aiutarmi a sceglierne uno qua, tra quelli di madama, no? Eh no, calma, questi sono i nostri cappellini. Oh, ma sia se tu che stia zitta. No, ma sono i nostri cappelli, questi. Questa è la scena. Signorina, per favore, vada. No, grazie, signore. Via, non mi dica di no. Vorrà accettarmelo. Me ne avrei a male. Ce ne sono di belli, sa? E poi faremo contenta madama. Le mette apposta, qua, in mostra. Ma no, guardi, e poi non potrei neanche portarlo. Lei dice forse per quello che ne penserebbero a casa vedendola rientrare con un cappellino nuovo. E via, lei sa come si fa, come si dice a casa. Ma no, signore, non è per quello, è perché sono così come mi vede, avrebbe già potuto accorgersene. Ah, lutto, già, è vero, vedo. Oh, le chiedo perdono, mi creda che sono veramente mortificata. Basta, basta, signore. Tocca a me ringraziarla e non a lei di mortificarsi o d'affliggersi. La prego davvero, non pensi più a quello che le ho detto, poi capirà anche per me. Basta, stop. Tralasci quest'ultima battuta, per carità. Allora, benissimo. Allora, è qui. Lei attaccherà come abbiamo stabilito. Graziosissima questa scenetta dei cappellini. Beh, ma scusi, il bello viene adesso, perché non si va avanti? Mi lasci fare un attimo, no? Andrà trattata naturalmente questa scena con un po' più di leggerezza. Un po' più di spigliatezza, secondo me, sì. Esatto. Non ci vuole niente. Potremmo provarla anche subito. Ma io sono pronto. Faccio il giro per entrare. Benissimo. Allora voi alzate e mettetevi di qua. Prego, prego. Forza. Allora, signora, venga qui. È appena finita la scena fra lei e quella madama Pace che penserò poi io a riscrivere. Allora, lei se ne sta... Dove va, scusi? Scusi, mi rimetto il cappello. Ah, giusto, bravo. Allora, lei se ne sta qua, seduta a capochino. Ma se non è vestita di nero? lo sarò. E molto più propriamente di lei, tranquilla. Lei deve stare zitta e guardare. Perché avrà da imparare, eh? Allora lei faccia l'entrata. Ah, un momento, scusa. Cosa c'è? La busta cilestrina. Ah, sì, giusto. Ci vuole. Pronto? Sì. Mi raccomando, signorina, suggerisca tutto. Non si preoccupi. Forza.
Buongiorno, signorina. Buongiorno, signorina. Buongiorno, signorina. E ho capito, un momento. Non mi sembra, eh. Buongiorno, signorina. No. Ma scusi, è naturalissimo. La signorina se ne sta lì ferma a posto. Ma se lei deve essere me, le posso assicurare che a sentirmi dire buongiorno in quel modo e con quel tono sarei scoppiata a ridere proprio così come ho riso. Ma sì, l'aria, il tono. Ma che tono? Ma stia zitto, stia fermo, mi lasci vedere la scena, su, prego, vada avanti. Ma se devo rappresentare un vecchio che viene in una casa equivoca? Ma certo, certo, va benissimo, andiamo, su. Buongiorno, signorina. Buongiorno. Buongiorno. Ah, ma dico, non sarà la prima volta, vero, che lei viene qui? Ah, ma dico, non sarà la prima volta, spero. Ma non spero, è vero, cosa? È vero. Cosa c'è scritto? Qui c'è scritto è vero! Io ho sentito spero. Spero è vero, è la stessa cosa. Comunque, signor Bazzano, io la farei un po' meno caricata questa scena. Guardi, gliela faccio vedere io. Vai. Ah, ma dico... Ah, sorpresa! Ma timore! Dico compiacimento! Non sarà la prima volta, vero, che lei viene qui? E allora lei risponderà: no, signore. Insomma, come dire, supplesse. Avanti. Me la faccia vedere, forza. Ah, ma dico, non sarà la prima volta, vero? Che lei viene qui? No, signore. No, signore. C'è venuta qualche altra volta più d'una. C'è venuta qualche altra volta più d'una? Ma no, no. Aspetti prima che lei faccia di sì con la testa. C'è venuta qualche altra volta? Sì, più d'una. Cosa c'è? Oddio, cos'ha mio... lei? Cos'ha? Niente, niente. Andiamo avanti, andiamo avanti. E dunque via, non dovrebbe più essere così. Permette che le levi io codesto cappellino? E dunque via, non dovrebbe più essere così. Così come? Così niente. Permette che le levi io codesto cappellino? Permette che le levi io codesto cappellino? No, no, adesso basta, io non sto qui a fare la buffona per colpa di questa qui, io non ce la faccio proprio più, me ne vado, io me ne vado. Guardi che lei è una maleducata, è quello che è, una presuntuosa. Sì, signore, è vero, ma la perdoni. Ma non devo perdonare, questa è un'indecenza. Sì, signore, ma creda che fa un effetto così strano. Strano? Cos'è strano? Perché è strano? Io ammiro, signore, i suoi attori, il signore là e la signorina, ma ecco, certamente non sono noi. Ma come fanno a essere loro se sono solo i personaggi? E gli attori, signore, sì, appunto, e fanno bene, benissimo, tutte e due la nostra parte, ma creda che a noi pare un'altra cosa, che vorrebbe essere la stessa, ma che intanto non è. E che cos'è allora, scusi? Una cosa che è diventata di loro e non più nostra. Basta, basta. Sentite, faremo poi le nostre prove da soli con calma. È sempre stata una maledizione provare di fronte agli autori, non sono mai contenti, eh. Allora, tornate qua voi due, sedetevi, forza, riattacchiamo e vediamo un po' se ne riuscirà di non ridere più, eh? Non rido più, sia tranquillo, viene il meglio per me. Bene, allora, guardi qua, dunque, quando lei dice non badi la prego a quello che ho detto anche per me capirà, bisogna che lei attacchi subito e che le domandi... Ma che cosa? Scusi, come? La ragione del suo lutto. Oh, ma no, no, ma quando io gli dissi che bisognava che non pensassi di essere vestita così...
Sai che cosa mi rispose lui? Ah, va bene. E allora togliamolo via subito con questo vestitino. Ma certo, sì, per far venire giù tutto il teatro. Ma è la verità. Ma la verità, signorina, ma la verità fino a un certo punto. Qui siamo a teatro, eh. E lei, scusi, che cosa vorrebbe fare allora? Ma niente, si fidi di me, mi lasci fare. Ah, no, guardi. Di tutte le mie nausee, di tutte le ragioni una più vile e più crudele dell'altra per le quali io sono questa, così. Lei vorrebbe forse cavarne fuori un pasticcetto romantico sentimentale? Con lui che mi chiede le ragioni del mio lutto, io che lagrimando gli rispondo che da 2 mesi mi è morto papà? Ah, no, caro signore, bisogna che lui mi dica come mi ha detto e allora togliamolo via subito con questo vestitino. Ed io, con tutto il mio lutto del cuore di appena 2 mesi, me ne sono andata là, vedi, là dietro quel paravento e con le dita che mi tremano dall'onta e dal ribrezzo mi sono slacciata il vestito, mi sono... No, ferma, ma cosa fa? Ma è la verità, signore, la verità fino a un certo punto. Qui siamo a teatro e bisogna rappresentare solo ciò che è rappresentabile. Solo ciò che è rappresentabile. E allora io non ci sto, tanto. Ma dove va, signorina? Non ci sto. Quello che è rappresentabile sulla scena ve lo siete combinato voi due là dietro insieme. Ah, beh, lo credo bene, grazie tante. Egli vuole arrivare subito a rappresentare i suoi tormenti spirituali, ma io voglio rappresentare il mio dramma, il mio! Oh, insomma, basta, Non c'è mica solo suo di dramma qua. C'è pure quello degli altri, quello di sua madre, quello di lui. Guardi che non è possibile, sa? Che un personaggio si avanzi così sulla scena e sopraffaccia tutti gli altri. Lo so anch'io. Ognuno di noi ha tutta una vita dentro che vorrebbe mettere fuori, ma non bisogna farlo in armonia con gli altri e rappresentare soltanto quel poco che è rappresentabile, e anche con quel poco fare intuire tutto quello che rimane dentro. E sarebbe bello, sarebbe bello se un personaggio potesse venire qui, davanti al pubblico, e scodellare davanti a tutti quello che gli bolle in pentola. No. Bisogna che lei si contenga, signorina. E lo dico anche nel suo stesso interesse, perché potrebbe fare una cattiva impressione di fronte al pubblico, tutta codesta sua foga dilaniatrice, tutta codesta sua furia esasperata, quando lei stessa ha appena ammesso di essere già stata con altri prima che con lui in quel retrobottega di Madama Pace, e più di una volta. È vero, signore, ma pensi che quegli altri sono ugualmente lui per me? Ma come sarebbe a dire? Per chi cade nella colpa, il responsabile di tutte le colpe che seguiranno non è sempre chi per primo determinò la caduta. Ebbene, per me è lui, anche da prima che io nascessi. Lo guardi e veda se non è vero. Ah, e le par poco, tutto codesto rimorso su di lui. E gli dia almeno modo di rappresentarlo. Ma come, scusi? Potrebbe egli rappresentare tutti i suoi nobili rimorsi, tutti i suoi tormenti morali. Se lei vuole risparmiarvi l'orrore di essersi ritrovata un bel giorno fra le braccia, dopo averla invitata a togliersi l'abito del suo lutto recente, donna, e non più vergine, quella bambina, signore, quella bambina che gli si recava a vedere all'uscita della scuola. Noi oggi siamo qui, fra noi, ignorati ancora dal pubblico. Lei domani darà di noi lo spettacolo che crederà, concertandolo a modo suo. Ma lo vuol vedere scoppiare davvero il dramma? Davvero come è stato? Sì, non chiedo di meglio, per trarne già fin d'ora tutto ciò che sarà necessario. Su. Ebbene, faccia uscire questa madre. No, non lo permetta, signore, non lo permetta. Signora, adesso è per provare, eh? Io non posso. Ma scusi, se è già tutto avvenuto. No, avviene ora, avviene sempre. Il mio strazio, signore, non è finito. Io sono viva e presente sempre, in ogni momento del mio strazio, che si rinnova vivo e presente sempre. Ma quei due bambini là, li ha lei mai sentiti parlare? Non possono più parlare, signore. Se ne stanno aggrappati a me ancora, per tenermi vivo e presente lo strazio. Ma essi,
per sé. Non sono più. E questa se n'è fuggita, è scappata via da me e si è perduta, perduta. Se ora me la vedo qua, è ancora per questo, solo per questo, sempre, sempre, per rinnovarmi sempre lo strazio che io vivo e ho sofferto anche per lei. Il momento eterno, signore, come io le ho detto. Lei è qui per cogliermi, fissarmi, tenermi agganciato e sospeso all'agonia in eterno, per quel solo momento fuggevole e vergognoso della mia vita. Lei non può rinunziarvi e lei, signore, non può veramente risparmiarmelo. Va bene, e costituirà appunto il nucleo di tutto il primo atto fino ad arrivare alla sorpresa della signora, di lei. Ecco, sì, perché è la mia condanna tutta, signore, tutta la nostra passione, che deve culminare col grido finale di lei. Ce l'ho ancora negli orecchi, ma reso folle quel grido. Domani lei può rappresentarmi come vuole, signore, anche vestita, non importa, purché io abbia le braccia, almeno le braccia nude. Perché vedi, signore, stando così, con la testa appoggiata così e le braccia così attorno al suo collo, mi vedevo pulsare qui nel braccio, qui, una vena. E allora, come se solo quella vena viva mi facesse ribrezzo, strizzai gli occhi, così, così, e affondai la testa nel suo petto. E grida, mamma! Grida! Come hai gridato allora! No, figlia! Figlia mia! Ruth! È mia figlia! Non vedi che è mia figlia! Benissimo, sì! E a questo punto si parlo! È così! È così, perché è andata così, signore! Veramente, è andata così! Ma guarda che imbecille! Si parlo! Per dire che è finita la scena e questi mi chiudono davvero spazio. Vabbè, comunque bellissimo, eh? E garantisco io per questo primo atto. Venga con me. Mi faccia un po' aprire il sipario, per favore. Allora, signori, veniamo al secondo atto. Lascino fare a me, come abbiamo stabilito, e vedrete che andrà benone. Sì, la nostra entrata in casa di lui è a dispetto di quello lì. Sta bene, ma lascia fare a me, le dico, eh? Sì, purché appaia chiaro il dispetto. Per tutto il bene che ce n'è venuto. Oh, non importa. Quanto più danno per noi, tanto più rimorso per lui. Ho capito. E si terrà conto innanzitutto di questo, non dubiti. Ma faccia che si capisca bene, la supplico, signore, per la mia coscienza, che io tentai in tutti i modi di placarmi, di consigliarmi che questo dispetto non gli fosse fatto. La contenti, perché è vero, io ne godo moltissimo, perché intanto si può vedere, più lei è supplice, più tenta di entrargli nel cuore, più lui si tiene distante, assente, che gusto! Allora, vogliamo cominciarlo o no, questo secondo atto? Sì, non parlo più, però badi bene che svolgerlo tutto nel giardino come lei vorrebbe non sarà possibile. E come non sarà possibile? Sì, quello là se ne sta sempre chiuso in camera sua, appartato. E poi in casa c'è da svolgere tutta la parte di questo povero ragazzo qua, sempre solo, come le ho detto. Ma lo capirà che non potremo nemmeno cambiare due o tre volte scena a vista per ogni atto, eh? Ma come si faceva un tempo? Si faceva un tempo quando il pubblico, caro signor Bazzano, aveva più o meno l'età di quella bambina lì. Sì, è l'illusione più facile. Non l'illusione, per carità, non dicano l'illusione, non adoperino questa parola che è così crudele per noi. Perché crudele? Sì, crudele, dovrebbe capirlo. E cosa dovremmo dire allora? L'illusione da creare qui davanti al pubblico? Con la nostra rappresentazione. L'illusione di una realtà. Comprendo, signore, ma forse lei non può comprendere noi, mi scusi, perché veda qua, per lei e per i suoi attori, si tratta soltanto, ed è giusto, del loro gioco. Ma che gioco? Ma non siamo mica dei bambini qui noi, eh? Noi siamo attori e recitiamo sul serio. Io non dico di no, intendo infatti il gioco della loro arte, che deve dare appunto, come dice il signore, una perfetta illusione di realtà. Ecco, appunto. Ora, se lei pensa che noi, come noi,
Non abbiamo altra realtà al di fuori di questa illusione. Come sarebbe a dire? Ma sì, signore, quale altra? Quella che per loro è un'illusione da creare, per noi è la nostra unica realtà. Ma non soltanto per noi, del resto, vadi. Ci pensi bene? Mi sa dire chi è lei? Come chi sono? Sono io. E se le dicessi che non è vero, perché lei è me? E le direi che lei è un pazzo. Hanno ragione di ridere, già. Perché qua si gioca. Ora lei vorrebbe obiettarmi che soltanto per un gioco il signore, che è lui, deve essere me, che viceversa sono io, questo. Lo vede che l'ho colta in trappola? Guarda che ci vuole una bella faccia tosta. Uno che si spaccia per personaggio venire a chiedere a me chi sono. Un personaggio, signore, può sempre domandare a un uomo chi è, perché un personaggio ha veramente una vita sua, segnata dai caratteri suoi, per cui è sempre qualcuno. Mentre un uomo, non dico lei adesso, un uomo così in genere può non essere nessuno. Già, già, ma lei lo domanda a me, che sono il regista, il direttore, il capo comico. Venga magari anche a dirmi che lei, con codesta commedia da fare, è più vero e più reale di me. Ma questo senza dubbio, signore. Ah sì? Ma io credevo che lei l'avesse compreso fin da principio. Più reale di me. Se la sua realtà può cangiare dall'oggi al domani. Ma certo che cangia. Cangia come quella di tutti. Ma la nostra no, lo vede? Questa è la differenza. Non cangia, non può cangiare, né essere altra mai, perché è già fissata così, questa, per sempre. È terribile, signore. Realtà immutabile, che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi. E io dico, quando mai si è visto un personaggio che, uscendo dalla sua parte, sia venuto così davanti a tutti a difenderla, a perorarla? Io non l'ho mai visto, lei l'ha mai visto? Ma perché si fa meraviglia di noi? Ma ora lei immagini per un personaggio la disgrazia che le ho detto, di essere nato vivo dalla fantasia di un autore che volle poi negargli la vita. E mi dica se questo personaggio, lasciato così vivo e senza vita, non ha ragione di fare quello che stiamo facendo noi ora qua davanti a loro, dopo averlo fatto a lungo, mi creda, davanti al nostro autore, per persuaderlo, per spingerlo, comparendogli ora io, ora lei, ora quella povera madre. È vero, signore, tante volte, anch'io, nella malinconia di quel suo scrittoio, all'ora del crepuscolo, quando egli, abbandonato sulla poltrona, non sapeva risolversi a girare la chiavetta della luce e lasciava che l'ombra gli invadesse la stanza e che quell'ombra brulicasse di noi, che andavamo per tentarlo. Se loro tutti se ne andassero adesso, se ci lasciassero soli, quella madre con quel figlio, io con quella bambina, questo povero ragazzo sempre solo, e poi io con lui, e poi io da sola, oh, che scene andavamo a proporgli, io poi lo tentavo più di tutti. Già, forse è proprio per causa tua, per codeste due troppe insistenze, per le tue troppe incontinenze. Ma che, sei gli stesso l'autore che m'ha voluta così? Oh, andiamo avanti e veniamo al fatto. Ma mi scusi, signore, mi sembra che con la nostra entrata in casa di lui, difatti, ne abbia già fin troppi. Diceva che non si può cambiare di scena ogni 5 minuti. E infatti bisogna raggrupparle, combinarle insieme. Guardi che non si può fare come dice lei, che vorrebbe, guardi un po' qua, vorrebbe vedere prima il suo fratellino che ritorna dalla scuola aggirandosi in casa fra gli usci meditando un terribile proposito attraverso il quale, cos'è che ha detto che fa? Si dissuga tutto. Si dissuga. Io non ho mai sentito con questa parola. Vabbè, comunque, se le fa piacere, si dissuga, crescendo soltanto negli occhi, non è così? Sì, signore, eccolo lì. Contemporaneamente però vorrebbe vedere la bambina che si aggira nel giardino, il bambino in casa, la bambina nel giardino, così? Sì, signore, vabbè, ma nel sole, felice, è il mio unico premio, la sua gioia, la sua festa, in quel giardino, tratta dalla miseria e dallo squallore di un'orribile camera in cui dormivamo tutti e quattro, ed io con lei. Io, pensi,
con l'orrore del mio corpo contaminato, vicino a lei, che mi stringeva forte, forte, coi suoi braccini innocenti e amorosi. Appena mi vedeva nel giardino, correva a prendermi per mano. I fiori grandi non li vedeva, ma andava invece a cercare tutti quelli piccoli, piccoli, e me li voleva mostrare, facendo una festa. Una festa! Faremo il giardino, non dubita. E vedrà che ne sarà contenta. E raggrupperemo lì tutte le scene. Direttore di scena? Dica. Mi faccia portare qualche spezzato d'alberi, eh? Va bene. E poi mi dia anche un po' di cielo. Cosa? Un po' di cielo. Un fondale. Va bene. Bravo. Ecco, benissimo qua. Ma no! Ti ho detto cielo, no? Vabbè, rimediamo con le luci. Proviamo un po', ecco, così. Sì. Sì, benissimo, ecco. Raggrupperemo qui le scene. E il bambino, invece di aggirarsi in casa, si aggirerà qui, fra gli alberi. Va bene? Però adesso vediamo di concretare un po', eh? Lei, venga avanti. Avanti, venga avanti. Guarda. Testa. Su. No, però è un bel guaio questo bambino. Bisognerebbe almeno che qualcosa dicesse. Senta, venga con me. Si metta qua dietro questo albero. Si nasconda. Ora provi un po' a spiare. Di qua. Ecco, di là. Benissimo. E senta un po'. Se la bambina, aggirandosi nel giardino, gli si avvicinasse e riuscisse almeno a fargli dire qualche parola... Ah, guardi, non speri che parli finché c'è quello lì. Va bene. Lei prima dovrebbe mandare via quello lì. Ma prontissimo, felicissimo, non chiedo di me. Ma dove va, scusi? Non ho proprio nulla io da fare qui. Me ne lascia andare, la prego, me ne lascia andare. Ma come non ha nulla da fare? Ma non lo trattenga, non se ne va. Deve rappresentare la terribile scena del giardino con sua madre. Io non rappresento nulla e l'ho dichiarato fin da principio. Me ne lascia andare. No, su, la prego, signore, favore. Non lo trattenga, per favore. Va bene. Ebbene, vattene. Non può, vede, non può. Deve stare qua per forza, legato alla catena, indissolubilmente. Ma se io che prendo il volo, appena accade quello che deve accadere, proprio per l'odio che gli porto e proprio per non vedermelo più davanti. Ebbene, se io sono ancora qua e sopporto la sua vista e la sua compagnia, ma si figuri se può andarsene lui, che deve veramente restare qui. Con questo suo bel padre e con quella madre senza più altri figli che lui. Ma vai, mamma, vai. Ha visto? Si era mossa per trattenerlo. E vai, mamma, vai. Ma immagini che cuore può aver lei di far vedere qua ai suoi attori quello che prova. Ma è tanta la brama ad accostarsi a lui che, eccola, vede? È pronta a vivere la sua scena. Ah, ma io no! Io no! Se non me ne posso andare, resterò qua. Ma le ripeto che io non rappresento nulla. Lei lo può costringere, signore. Non può costringermi nessuno. Io ti costringerò io. Aspettate. Prima, la bambina alla vasca. Amorino mio, tu guardi con codesti occhioni grandi e belli, chissà dove ti par d'essere. Siamo su un palcoscenico, cara. Che cos'è un palcoscenico? È un gioco, è un luogo dove si gioca a far sul serio. E noi ora faremo la commedia, sai, sul serio. E anche tu farai la commedia. Ma che brutta commedia farai tu. Che cosa orribile è stata pensata per te. Il giardino, la vasca, è tutto finto, si sa. Ah, ma forse a te, bambina, piacerebbe di più una vasca finta che una vera. Per poterci giocare, eh? Ma no, è proprio questo il guaio. Sarà per gli altri un gioco, e non per te, amorino mio, che sei vera,
e giochi veramente con una vasca vera, grande, bella e verde, dove vi si specchiano tanti bambù e vi fanno l'ombra, e dove le anatrelle, nuotando, la rompono quell'ombra. Tu la vuoi afferrare, una di quelle anatrelle? Oh, oh no, no, Rosetta mia, no! La mamma non pensa a te per quella canaglia di figlio là. Io me ne sto qua con tutti i miei diavoli per la testa. E questo qua? Cosa stai tu a far lì sempre con codest'aria da mendico? Sarà anche per colpa tua se sei quella piccina affoga. Per questo tuo star sempre così. Come se io, facendovi entrare in casa, non avessi pagato per tutti. Beh, che hai lì? Che nascondi? Fuori, fuori con la mano. Come e dove te la sei procurata? Che sciocco! Fossi stata in te io invece di ammazzarmi, avrei ammazzato uno di quei due, o tutti e due, il padre e il figlio. Benissimo. E contemporaneamente lei... Che contemporaneamente? Non è vero, signore. Non c'è stata nessuna scena fra me e lei. Se lo faccia dire da lei stessa com'è stato. Sì, è vero, signore. Io ero andata nella sua camera. Nella mia camera, hai inteso? Non nel giardino. Sì, sì, ho capito. Però qui bisogna raggruppare le scene, ho detto. Sì, grazie. Ma non ho ancora capito che questa commedia lei non la può fare. Noi non siamo mica dentro di lei. E i suoi attori stanno a guardarci da fuori. Ma le par possibile che si viva davanti ad uno specchio che per di più non contento d'agghiacciarci con l'immagine della nostra stessa espressione ce la ridà come una smorfia irriconoscibile di noi stessi? Questo è vero. Questo è vero, se ne persuada. Inutile, non mi presto! Non mi presto! Ma stia un po' zitto. Stia un po' zitto. Mi faccia sentire sua madre. Allora, signora, lei era entrata nella sua camera? Sì, signore. Nella sua camera. Non potendone più. Volendo liberarmi il cuore di tutta l'angoscia. Ma appena mi vide entrare... Me ne andai. Me ne andai per non fare una scena. Perché non ho mai fatto scene io. Ha capito? Sì. È vero. È così. È così. Senta, però è indispensabile fare questa scena fra lui e lei. Io per me, signore, sono qua. Magari mi desse lei il modo di potergli parlare un attimo. Di potermi dire quello che mi sta nel cuore. Tu la farai! La farai per tua madre! Non faccio nulla. Per Dio, obbedisci! Obbedisci, ma non hai vicere di figlio, ma non senti come ti parla! No, no, finisci la buona volta! Devi obbedire, devi! No, per carità, per carità! Ma che cos'è con questa frenesia che t'ha preso? Non ha ritegno di portare davanti a tutti la sua vergogna! E la nostra! Io non mi presto! Non mi presto! Interpreto così la volontà di chi... di chi non volle portarci sulla scena! Ma se ci siete venuti? Lui, non io! E non è qui forse anche lei, scusi! È voluto venire lui, trascinandoci tutti e prestandosi anche a combinare di là insieme con lei non solo quello che è realmente accaduto, ma come se non bastasse anche quello che non c'è stato! Senta. Venga qua. Venga. Venga qua. Lo racconti a me. Lo racconti a me quello che c'è stato.
Allora, lei è uscito dalla sua camera senza dire nulla. Nulla. Proprio per non fare una scena. Ecco. E poi che ha fatto? Nulla. Attraversando il giardino, io... Attraversando il giardino? Ma perché vuol farmi dire, signore? È orribile. La bambina? Là, nella vasca. E lei lo seguiva, signore. Accorsi! Mi precipitai per ripescarla, ma un tratto m'arrestai. Perché là, dietro quegli alberi, vidi una cosa che mi gelò. Il ragazzo. Il ragazzo che se ne stava lì, fermo, con occhi da pazzo, a guardare nella vasca la sorellina affogata. Figlio! Feci per accostarmi, allora... Figlio! Figlio mio, aiuto! Ma si è ferito? Ma si è ferito sul serio? No! È morto davvero! Povero ragazzo! Ma che è morto! Finzione! Finzione! Non ci creda! Ma che finzione, finzione! Realtà! Realtà, signori! Realtà! Finzione, realtà, ma andatevene via, via! Guarda che roba, mi hanno fatto perdere una giornata di lavoro. Oh, portiamo via tutto, via, via, via. Sgombriamo, forza. E voi cosa fate ancora qui? Andatevene. Per oggi non si proverà più. Ci vediamo domani, forza. Arrivederci. Salve. Arrivederci. Spegniamo tutto. Ma no, ma no, ma lasciami almeno una lampadina per vedere.